È il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca a spiegarci i dettagli del protocollo di intesa firmato con l'azienda sanitaria toscana Sud-Est per garantire che gli stranieri regolarmente presenti nel nostro territorio, prima di essere collocati presso i centri di permanenza per i rimpatri, siano sottoposti ad una valutazione sanitaria. Sì, il protocollo risponde a un'esigenza di carattere normativo perché, come sappiamo, il nostro ordinamento prevede per coloro che raggiungono in maniera irregolare il nostro territorio, prima di essere inseriti in una comunità che è comunque una comunità ristretta ai fini del rimpatrio oppure laddove ci sono le condizioni dell'accoglienza e quindi dell'inserimento in un programma che sia di protezione o comunque un programma di integrazione, è necessario effettuare uno screening sanitario. Questo in un'ottica più generale di sicurezza della collettività, perché è una garanzia chiaramente nel momento in cui si va ad inserire una persona all'interno di una comunità ristretta come può essere quella del centro di accoglienza, sapere che non vi siano delle patologie trasmissibili, quindi di carattere insomma, che possono essere le più disparate o situazioni che richiedano un immediato trattamento. Il protocollo è stato siglato con l'ASL e la finalità del protocollo è proprio quella di razionalizzare questo tipo di interventi in modo tale da utilizzare al meglio le risorse disponibili. L'arrivo nel nostro territorio di stranieri irregolari è più o meno in linea con la media nazionale. Beh, la situazione segue uno standard che è quello che abbiamo visto ormai negli ultimi anni, per cui c'è una proporzione numerica commisurata a quelli che sono gli arrivi nazionali naturalmente, quindi diciamo che ogni settimana, ogni due settimane c'è qualche arrivo anche sulla nostra provincia, però il numero rimane abbastanza stazionario, in quanto ci sono delle situazioni che nelle more si sono concluse e quindi con la permanenza in maniera regolare sul nostro territorio oppure in caso contrario avviati all'espulsione.